Amici di Quarta Parete, questa è una di quelle poche situazioni in cui mi sento in netta minoranza, è abbastanza intuibile, credo. A parte gli scherzi, io sono qui in questa presentazione di uno spettacolo che sarà in scena al Teatro Porta Portese di Roma dal 13 al 16 dicembre, dal titolo Tabù. Allora, naturalmente le fanciulle qui accanto a me in bella rappresentanza sono tutte le interpreti di questo spettacolo che vado ad elencare. Chiara David, alzi la mano. Giulia Di Turi, eccola qua. Lorenza Giacometti, che già conosco, ecco. Lorenza Sacchetto e manca Noemi Sferlazza. Il tutto, il regista Giovanni De Anna. Dietro che ci osserva, Esatto, diciamo che il testo naturalmente va citato, è scritto da Alessandro Bonanni, c'è anche una parte musicale, esatto, di Serena Gallegrucci, c'è? Non Lei non c'è, c'è, assente, però mi ha assente, portato la sua chitarra, la sua chitarra in mi suora, rappresenta. La prima cosa che mi viene in mente, anche perché me l'avete anche ricordato appena entrato, e con tanto di cartellina, mi ricordo le famose mentine alla liquirizia Tabù. Non so se c'è un legame con tutto lo spettacolo, Ah, in è verità solo una è una citazione. citazione. Allora, È una citazione, è una no, no, è citazione, assolutamente. si parla di cinque ragazze, tutte completamente diverse l'una dall'altra, no? Però comunque c'è un filo comune che le accomuna. Assolutamente, E sì. allora, Il vai. nostro spettacolo parla di amicizia, fondamentalmente. Parla di cinque ragazze molto semplici che, insomma, possiamo essere noi stesse, Certo, infatti certo. noi stesse ci ritroviamo in tutti e cinque i personaggi in realtà. Quindi sono proprio dipinti su di Sì, voi, insomma. fondamentalmente sì, ma chiunque, poi noi puntiamo insomma al fatto che chiunque ci venga a vedere si ritrovi un po' in questa storia, in questi personaggi. E Dunque tu interpreti quale ruolo? io interpreto il ruolo di Marilù, che è una Di ragazza, Marilù, sì, la famosa sempliciotta. la sempliciotta, senza peli sulla lingua, Certo. ho alcune cose in comune con Marilù, e invece per esempio questa cosa dell'essere molto diretta non mi Non ti appartiene, per cui è appartiene. divertente Il esplorarla. gioco delle contrapposizioni. Esatto. Mentre tu sei. Io sono Viola. Tu sei Viola, e quindi vado, la Vorrei libertina. Ahia. sapere. Questo è un ruolo un po' così, insomma, un po' hot. No, No, non è no, hot, no, no, vabbè. no. Siamo un po' tutte libertine in fondo, no? Anche quando non lo diciamo. Tra donne lo diciamo sempre. Cioè, ce lo Ah, diciamo sempre. Noi ne parliamo. Taglia e cuci, no? Assolutamente. Sempre. Sempre. Taglio e cuci femminile è il top. Quindi tu sei la libertina e nella dinamica del gruppo. Io sono un po' quella libertina, ma anche realista, nel senso quella che trova sempre la. C'è una soluzione, non Con i piedi litighiamo, piantati siamo per terra. Bene. tranquilli, c'è una soluzione. Però E poi Lorenza invece vabbè. laggiù in fondo? Allora, io sono Alice, La lavoratrice, esatto, indifessa. la lavoratrice, una ricercatrice molto molto brava in gamba del suo laboratorio, soltanto che ahimè ha delle grosse insicurezze, sì, insomma, quando è piccolina. E fortunatamente ha le sue amiche che la coccolano tantissimo e che le vogliono veramente tanto tanto bene. Lei vive delle energie e dell'amore che appunto le sue amiche le danno. Perché sul lato sentimentale è un po' drammatica la Sì, cosa. è completamente una frana. Si innamora molto facilmente degli uomini, piange, si dispera se viene lasciata inspiegabilmente perché, cioè, perché mi lascia. Sei quasi da romanzo d'appendice, no? Esatto, però ecco, attraverso l'amicizia e i rapporti con le ragazze, forse lei riuscirà a capire, no, qual è la strada giusta da seguire. Scendiamo sotto Eccoci. e ci troviamo Ginevra, con Ginevra, l'avventuriera. l'avventuriera, sì. Dove ti avventuri? Sentiamo un po'. Allora, Sud America, sud-est asiatico, lei un po' ha girato tutto quanto il mondo. Una specie di Infatti. Indiana Jones moderno, Esattamente, sì. una via di E mezzo tra Indiana Jones e Alberto Angela. Alberto Angela. Bello Esatto. questo. Vabbè. E quindi, E quindi insomma. lei è una donna molto spirituale, crede in tutte delle religioni e credenze strane. E Ma sei anche diciamo. una trascinatrice poi alla fine, no? Lei cerca di trascinare, ma non è che.
non attecchisce. Prova tanto, però no, non ci riesce. Non trova terreno fertile, ecco. Allora, rimane Sofia. La romantica. La romanticona, cuoriciona Sofia. Si voleva la romanticona, no? Beh, sì, sì, quella che sogna il matrimonio, la famiglia, proprio un po' disneyana. Con i problemi di cuore come va a finire lì? Allora, lei ufficialmente problemi di cuore non ne ha, non cioè ne ha. Nel senso che sta lì lì per, insomma, fare il grande passo, quindi problemi di cuore ufficialmente non ne ha. Poi chissà se questo è vero, adesso non spoileriamo niente al nostro però sì, è proprio la romanticona, insomma, sì. Bene, allora, insomma, devo dire che ci sono molti ingredienti in questa commedia, insomma, questa bella composizione. Come volevo chiedervi, in realtà siete subito andate tutte d'amore e d'accordo all'inizio delle prove? Assolutamente sì, 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 sì. E vi siete subito ritrovate con i personaggi che il buon Alessandro aveva scritto? Beh sì, i personaggi, devo dire, ci prendiamo questo merito, chiedo scusa ad Alessandro Bonanni, i personaggi li abbiamo pensati noi, in verità, li abbiamo dipinti noi nei minimi dettagli, noi abbiamo dato ad Alessandro, ecco, questi sono i personaggi, questa è la storia, per favore aiutaci a mettere su uno spettacolo. Ed Alessandro è stato bravissimo perché ha preso le idee di cinque pazze fondamentalmente e le ha messe nello spettacolo. Quindi a lui il merito, a lui soprattutto, sì, il merito. Assolutamente, assolutamente. Di fare un po' una sintesi dei vostri, anche dei vostri caratteri. Insomma. Assolutamente, però insomma, per dire che comunque li abbiamo abbracciati in fretta i nostri personaggi perché li abbiamo un po' sognati e pensati noi, ecco, quindi. Dunque leggo che Serena, l'autrice delle canzoni, canterà dal vivo, questo indubbiamente è una nota di valore, no, allo spettacolo. Tutte canzoni originali? Sì, sono tutte canzoni originali, due scritte appositamente per Tabù e invece due sono del suo EP in uscita tra dicembre e gennaio. E io volevo raccontare il fatto che la prima prova che abbiamo fatto con Serena, noi avevamo degli appuntamenti con dei monologhi, dei dialoghi che avevamo messo su con il regista, e appena Serena ha cominciato a suonare ci ha destabilizzato del tutto, abbiamo cominciato ad emozionarci tantissimo perché il potere della musica è incredibile. Evocatrice. Sì. Assolutamente. Insomma, alla fine questa è una solita amicizia, ragazzi, non smentitemi se non dico le cose come stanno, perché comunque poi anche nella diversità, nelle difficoltà, nei problemi di cuore e di qualsiasi altra situazione si crei, voi siete comunque cinque amiche, una sola persona. Sì, assolutamente sì. È un po' questo il senso dello spettacolo. Sì, 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 noi alla fine, anche se nell'amicizia ci si strappa i capelli e si litiga, comunque poi si rimane. Sì, sì, assolutamente. Però poi quello che prevale è proprio lo spirito di corpo. Sì, sì, esatto. Allora, grande debutto il 13 dicembre fino al 16 al Teatro Porta Portese, quindi sono tutte serali fino al sabato alle 21. 18. Bene, io che altro devo dire? Insomma, dite una cosa a voi a piacere, dai. Beh, venite ad emozionarvi insieme a noi, a divertirvi. Lo sospettavo. Sì. Venite a scoprire quanto c'è di voi in ogni personaggio, perché secondo me in ogni personaggio c'è qualcosa di ognuno. Lorenza. Venite con le vostre amiche, venite con le vostre amiche, venite con i vostri fidanzati, perché chiunque può ritrovarsi in quello che noi andremo a rappresentare. Ed è, poi siamo fighe, raga, siamo fighe, cioè venite e basta. È convinta? Venite uomini, anche uomini, non solo le donne, venite a vedere le donne, uomini. Anche single, anche single, è uguale, sì, sì, accompagnate le vostre fidanzate, venite single, madre, certo, padre, certo. Anche con l'amante va bene? Sì, 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 non lo diciamo a nessuno, cioè manteniamo il segreto, noi non vi vediamo sul palco, non sappiamo, quindi. Allora, io non faccio altro che ringraziarvi per questa deliziosa che siamo riusciti a creare. Non mi capiterà mai più nella vita di stare con cinque donne, vabbè, ma insomma questa è la vita. Io vi ringrazio voi e buon teatro allora. Grazie. Buon teatro.